Claudio Cocoluto, benvenuto. Eccoti. Facciamo un grande applauso per il DJ numero uno. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti. Allora, che cosa è accaduto nel corso di questo mese? Tanti ragazzi hanno presentato le loro candidature sul web, sul sito messo a disposizione appunto da Restart per gli Young Dreamers, per questi giovani sognatori, e tu ti sei dovuto, ti sei ritrovato a selezionare decine e decine e decine di brani. Soprattutto uno scomodissimo ruolo per fare il giudice, che è veramente un ruolo scomodo, devo dire la verità, non è mai facile, anche perché si gioca con le ambizioni, con i sogni di questi ragazzi, quindi bisogna farlo con serietà e scrupolo, ho cercato di farlo con il maggiore peso specifico possibile. C'è stato qualche cosa, scusami Eliana, ma vorrei chiedere una cosa a Claudio, perché Claudio sente molto vicino, come dire, l'emozione, la passione di questi giovani. Intanto, perché io lo dicevo all'inizio della serata, tu hai attraversato con il tuo lavoro, direi tre decenni, cioè negli anni 80. E vabbè, però stare sempre sulla cresta dell'onda non è facile, quindi i complimenti sono tutti da parte nostra, però abbiamo sentito viaggiare a velocità stratosferica il tuo nome nel mondo delle discoteche negli anni 80, negli anni 90 e poi chiaramente anche nel 2000. Negli anni 90 andava tutto veramente alla grande, e la caratteristica diversa rispetto a questi giovani è che tu hai imparato a lavorare in una maniera differente. Hai iniziato piccolissimo a 9 anni comprandoti dischi, è vero? Studiato la biografia tua, eh? No, scherzo. A parte che ho lavorato molte volte, ho fatto servizi nelle discoteche, per cui negli anni 90 ti ho visto un sacco di volte. Allora, il punto è questo: io ho iniziato a fare il disc jockey quando non c'era molto da copiare, non c'erano molti professionisti da prendere ad esempio, quindi abbiamo improvvisato, io e la mia generazione intendo, abbiamo improvvisato quello che oggi è diventato veramente un lavoro, un ruolo professionale acclamato. Questo con molta buona volontà, ma soprattutto con la passione assoluta per la musica, che è quella che mi rende longevo, perché se oggi riesco ancora a parlare con ragazzi che hanno 2 generazioni di differenza dalla mia, è perché il linguaggio è la musica. Allora, questo succede magicamente, perché la musica è una cosa che non ha età, non ha generazionalità, si può dire, secondo voi? Sì, no? Si può dire. E chiaramente, e soprattutto io sto bene quando sto là dietro, cioè per me quello è il mio modo di esprimermi, è come se fosse la tavolozza per un pittore. E finché avrò passione e voglia, e finché la gente mi sopporterà, io starò là. Ma tra l'altro lui adesso fa una cosa pazzesca, cioè quando riesce a mettere insieme veramente la tradizione della musica e il massimo della modernità, tu fai anche i tuoi DJ set con i vinili. Io faccio tutto questo. Allora rispondiamo a tutte e due. Sì. Io non ho mai abbandonato il vinile, perché come un musicista sceglie il suo strumento, il proprio strumento, che può essere la chitarra, il contrabbasso, il piffero, non so cosa. Io ho scelto di usare il vinile, non per questo non amo la tecnologia e non apprezzo di altro tipo di performance. Però la mia scelta, il mio vibe, si dice, passa attraverso questa manipolazione. Io sono un artigiano. Esatto, ma anche perché hai iniziato a lavorare in quel periodo in cui il DJ camminava con la sua valigia di dischi. Oggi le cose sono cambiate. Tu dici? No, nel senso che ci sono tanti giovanissimi che vanno.